Eroi di Eren, eroi di The Garden Games, siete pronti alla fine della Season 2? Siete pronti ad iniziare l'avventura nel mondo di Shoshu? Io no, perché oggi, signori, si pulla. Salve a tutti ragazzi, io sono Squall e quest'oggi pulliamo per il nuovo eroe. Se può definire eroe il medico della peste, sapete che non saprei, ma in ogni caso pulliamo per lui. Abbiamo l'evocazione gratuita e poi andremo di gemme. Magari mi pongo un limite del tipo a 35.000 gemme, me fermo. Anche se comunque vorrei ottenere tutto, ovvero sia il personaggio che la sua arma. Anche perché, come potete notare, ho solo 89 ticket. Qualora io dovessi riuscire a prendere invece tipo tutto personaggio ed arma subito, ho i materiali necessari per poterlo potenziare al massimo istantaneamente senza troppe difficoltà. Un fottio di caffè, altro caffè dentro la posta, cioè nel senso me so proprio preparato un botto di roba da ritirare. C'è sta qualcos'altro qua addirittura, forse sono gemme, ci stanno altre gemme, non saprei che cosa c'è sta, vabbè, no? Tipo le pietre delle opzioni, roba del genere. E infine, cosa più importante, ho la bellezza di 13 martelli verdi e volendo ne potrei tipo comprare istantaneamente altri 3 dallo shop. Oddio, quasi 3, perché comunque dovrei un attimino vendere le armi, insomma. Va bene, dai, è abbastanza fattibile riuscire a potenziare tutto istant, no? Direi di sì. Ma tralasciando le mie innumerevoli risorse, anche se sono free to play vi ricordo, e non ho farmato, lo potete notare dalle gemme, perché io solitamente ho 100 e passa 1000 gemme prima di fare pull e roba del genere, direi che sto messo abbastanza bene le risorse. Ma stiamo forse un attimino divagando. Ritornerei nella zona del banner e inizierei a pullare, ovviamente con la free multi e poi di gemme, anche perché controller non ne abbiamo. Speriamo bene, ti prego Kaden, so che ti ho trattato male in game, sia a livello di medico della peste, sia a livello di eroe, sia anche a livello di robottino scassa Maroni. quanto l'ho odiato quel maledetto Kai, tantissimo, l'ho odiato un fottio. Ma ovviamente si vendicherà, mi pare anche giusto, no? Chissà quante multi dovrò fare, oddio, già vedo le mie gemme calare. Già sono sicuro che mi farà spendere un fottio. Ho detto 35.000, a 35.000 mi uscirà qualcosa. Ma per forza. E poi mi devo fermare, perché sennò veramente qua scendiamo troppo. Se esce un qualche personaggio P, un'evoluzione del cavaliere, e mi servono le gemme per no. E poi in quel caso devo pullare, dai, devo mettermi sotto con il farming, assolutamente sì. Ma piuttosto, voi signori, avete pullato? L'avete ottenuto il medico della peste? Il nuovo eroe con tante virgolette, che poi per carità sta nell'eroe, quindi immagino un po' di buono ancora all'interno del suo cuoricino ci possa stare? Probabile? Non saprei, eh? Fatemi sapere anche la vostra. Secondo me sì. Secondo me rivedremo ancora il medico della peste o Kaden in futuro. Oddio, potrebbe accadere di tutto nel mondo 18, eh? Qua c'è sta qualcosa. Il pacco ha le mega scritte, eh? Però la faccina apatica gliela facciamo, mezza triste, mezza apatica, uscita. Speriamo bene, perché potrebbe anche essere un doppione e non voglio assolutamente un doppione. Se il medico sembra di sì, è un nuovo eroe, voglio leggere la sua linea di testo, perché che cosa potrebbe dire il medico della peste? E lui? E già questa è una cosa buona. E? Non devi aver paura di me. Tutto ciò che desidero è la completa liberazione. Alla fine, tu ed io percorreremo lo stesso cammino. Cioè, è interessante. Dice che non dobbiamo avere paura di lui.
Si va nel banner delle armi, signori, perché adesso ci tocca prendere la sua arma. Pentimento, proprio quello che accadrà se pullo e non esce niente. Quindi ti prego, mi serve. Abbiamo ancora 149 ticket. Felice? Potrebbe essere un fake, perché me ne capito un fottio. Però così subito il pacchettone bianco? E infatti abbiamo trovato un incubo. E non solo è un pentimento, ma è pure un incubo sto pull. Maledizione. Ci avevo sperato, ci avevo veramente sperato. Guarda, mi sto risparmiando un fottio di gemme. Lo so che ci stanno le free pull, attenzione, lo so. Ma io lo voglio subito. Quindi perché dovrei aspettare le free pull? Poi eventualmente me fermo a 35.000, non trovo niente, spero di prenderla con le free pull. Nel caso accumulo ancora i ticket, perché non credo di arrivarci. Mo vediamo, mo vediamo. Intanto sì, non ci arriverò né ora né mai. Insomma, prima o poi riuscirò a ottenere tutto. E io, guarda, stavolta sono apatico, perché sono apatico. Cosa? Cosa? Cioè, se non c'è stai in tre pacchi, ma in cazzo, tre pacchi, signor Fanfir. Bella, bella. Sì, è un pacco che a posto. Prossimo, prossimo. Ti prego. Cioè, non mi puoi prendere per il culo così. Non mi puoi prendere per il culo così, messia. No, non mi puoi prendere per il culo così. Dai, e siamo a due. No, no, signori, no, no, no. Dai, me sta trollando. Me sta trollando male. Quindi... pentimento, signori, mi ha trollato, ma alla fine mi ha dato anche l'arma. Che pacco, signori, non mi è mai capitata una roba del genere, specialmente nelle armi. Wow. Quindi a questo punto si va a potenziare finché si può. Un attimino di lag, non so il perché ogni tanto di avere il lag in questo. Aspetta, perché sto andando nello shop. Intanto andiamo nell'eroe, perché lo dobbiamo potenziare a bestia. È eroe, ripeto, è eroe con tantissime virgolette. Non sta. Ecco qui il nostro medico della peste. Aumentiamo ovviamente il livello a livello 95 e poi lo porteremo a livello 100. Risveglio, risvegliamolo a livello massimo, almeno per il momento, perché adesso abbiamo bisogno delle pietre evolutive. Intanto gli andiamo anche ad equipaggiare l'arma. Lo sta pentimento è questa, sì, quindi equipaggia, potenzia. E vabbè, sali no, a livello 60, portalo a livello massimo, a livello 95. E poi è stato così. Via, c'ho anche un fottio di martelli. C'ho un botto di roba. C'ho decisamente un botto di roba. Vai. Livello 96. Livello 97. Dai che se sale al 98. Cioè, non è che se sale, se sblocca, perché comunque sta ancora al 95. 99. E infine al 100. Dovrebbero renderlo un attimino più automatico, nel senso, lo vuoi portare al massimo, clicchi il più e tanto, cioè, un pochettino lenta sta cosa, se potrebbe fare di meglio. Dai, potenziamola a livello 100. Ed è tanta tanta roba, signori. Veramente tanta tanta roba quest'arma. Ovviamente poi potenzierò le statistiche, metterò le carte, farò roba sempre io per conto mio. Vediamo un attimino. Allora, cosa facciamo adesso? Non devo andare nell'eroe. Andiamo nell'avventura. Nel prossimo episodio ci iniziamo a giocare anche il... intanto prendiamoci le risorse, che queste qua servono sempre. Cioè, stanno a gratis, perché non prenderle vanno fatte giornalmente, signori. Sono importantissime. Io sto andando da tutt'altra parte. Sono un attimino... impallato, perché dovevo fare altro in realtà. Andiamo su cane, andiamo sulle pietre evolutive, così non perdiamo tempo, perché sennò ci sto 100 anni. Quindi evoluzione dell'eroe sotterraneo cambia e fammo così. È da un fottio che non lo faccio, mi ha un attimo di pazienza. Vai,
Non c'è style per due, giusto? Ma sa di no. Vabbè, dai. Ce ne staranno anche altre in giro da poter raccattare, però per il momento voglio potenziarlo fin dove riesco. Dai, questa volta veramente mi consumo quasi tutta l'energia. Oddio, mo vediamo, perché comunque ho anche altre risorse, L'inventario dovrebbe essere anche abbastanza vuoto perché l'ho ripulito recentemente, però intanto già qualcosa l'abbiamo ottenuta. Lo potenziamo a 4 stelle. Evoluzione eroe, dai. E adesso dovrei avere abbastanza risorse per poter comprare il resto delle pietre evolutive nello shop. Intanto ci prendiamo il box di pietra evolutiva oscurità di grado alto, ce ne compriamo 5, abbiamo questa possibilità e ce le compriamo tutte. Solo 17, speravo in qualcosina in più onestamente. Possiamo anche ritirare qualche ricompensa all'interno dell'evento, ne abbiamo ottenute altre 90. E quante ce ne stanno ancora? Altre 30. Sì signori, siccome io comunque questo qua lo completo, prima mi completo un po' tutte le missioni, cerco di ottenere il tutto e vado a massimizzare un attimino il risparmio, perché comunque abbiamo speso un bel po', va bene, dai. E diamo un'ultima occhiata al nostro eroe, ecco, con un fottio di virgolette accanto. Dettagli, evoluzione, rafforzamento massimo, ok. E aspetta, nel risveglio che... Autorisveglio, ma mancava qualcosa, perché non me l'aveva fatto... Ah, perché comunque sono salito giustamente a 4 stelle, ma a me c'è sta. Volendo, signori, potrei comprare anche le pietre evolutive sognanti per potenziarlo al massimo, veramente, instant, anche perché ho un fottio di cristalli. E volendo potrei anche resettare l'evoluzione di qualche altro eroe che magari non sto utilizzando. Insomma, ho tantissimi metodi per potenziarlo al massimo, cosa che per il momento non faccio perché voglio prima prendere le pietre che ci stanno nell'evento. Però qua io me compro sempre tutto, voi non fatelo, comprate solamente le cose più importanti, tipo l'oro, questo va preso perché è tanta roba. Le pietre solo se ve servono, signori, solo se ve servono. E il box è pesante, sono altre 4000 gemme. È a random. Io forse che questa volta non me lo prendo. Il martello non mi serve, le pietre arcane sì, queste sì, cioè servono. Metalli magici, ma guarda, me li prendo per quello che costa alla fine, 300 gemme, va bene. Sono indeciso per il box. Facciamo una cosa, se questo video arriva a 20 like, lo compro e faccio una sorta di shorts dove vi mostro che lo sto acquistando. Quindi mi raccomando, like se mi volete fare spendere più gemme del previsto. Infine ci andiamo anche a prendere tutte le ricompense che ci stanno in posta, così abbiamo ulteriori 300 gemme, altre 320 unità di caffè, quindi volendo ancora una run la potremmo anche fare per ottenere ulteriori pietre, ma per il momento lasciamoci l'energia da parte. Io mi piace risparmiare il caffè, ok? C'ho anche un fottio di macchinette, se per questo potrei tipo utilizzarlo tutto e stare comunque pieno per giorni senza alcun problema. Andiamo a ricevere anche le pietre per il cambio opzioni, pietra sognante, oria, apposta, è un bel po' di roba. Ci compriamo anche 50 unità di caffè, riteniamo tutte le altre ricompense che abbiamo sbloccato, c'è sta altro caffè, altre gemme, insomma, un botto di roba. Signori, mi raccomando i like che sono importantissimi, come detto, se mi volete vedere pullare quel box che... quelle 4000 gemme... arriverei a 50.000, ora come ora arriverei a 50.000. Mi raccomando, like, 20, non so tantissimi, se possono raggiungere abbastanza facile anche in pochissimo tempo. Se li raggiungiamo subito vi faccio tipo immediatamente lo shorts, cioè ve lo dico, li raggiungiamo, vi faccio lo shorts e ve lo carico. Signori, dai, alla prossima, ciao a tutti!